buonasera, possiamo incominciare con buona puntualità, come è il caso di dire. Io devo iniziare con una comunicazione di servizio. In realtà anche oggi ho questa funzione di fare il prologo supplente. L'apertura di lavori di questa sera sarebbe stata di Franco Marenco. Franco Marenco non sta bene e sono sicuro di interpretare anche il vostro sentimento se di qui gli facciamo gli auguri di vederlo in Accademia subito, prontamente ristabilito. Quindi, come Franco Marenco depotenziato, ho il compito, questo qui sì, graditissimo, anche se sarà risolto in modo inadeguato, di presentare Piero Boitani. Di solito l'incipit di queste presentazioni, Piero Boitani non ha bisogno di presentazioni. Questo fa parte di escusazione da parte dei prologhi un po' pigri come sono io. Però questo è vero. Piero Boitani è noto in Europa e da tutte le sponde dell'Oceano Atlantico. Noi non lo sapevamo, perché noi qui in Accademia stiamo fermi e ci troviamo in occasioni programmate, ma lui quando passa in Accademia è reduce generalmente da un viaggio di tutte le parti del mondo. Tant'è che, e questo verrà fuori dall'ultimo intervento di questa sera, il libro che gli è stato dedicato porta il titolo Storie del Grande Sud. Ed è quel sud, il sud del mondo intendo, che Boitani conosce come le sue tasche, tant'è che ha dovuto aumentare le tasche di giacca e pantaloni, visto che i suoi viaggi sono piuttosto frequenti. Non dei viaggi fisici, che ripeto, verranno in qualche modo ricordati, ed era questo soprattutto il compito di Franco Marenco, ma dei suoi viaggi con le ali delle parole, che Piero Boitani dimostra di maneggiare molto bene. Se voi andate a cercare sulla rete le definizioni di Boitani, sono filologo, anglista, esperto di letteratura comparata, si potrebbe aggiungere esperto di letteratura universale, gran traduttore. Il grande l'ho prestato io, ma perché ho ricevuto pochi soldi stamattina. Il personaggio che ha molte facce e molte sfaccettature, ricordo per quanto riguarda, come dire, il suo cursus honorum, ricordo solo due date abbastanza recenti. Dopo Pietro Citati è il direttore letterario della Fondazione Lorenzo Valls. Il suo amore per i classici, ed è uno degli argomenti di questa sera, fa sì che sia diventato lui l'esperto che in qualche modo programma le nuove edizioni dei classici. Un punto che ci interessa e che è legato al secondo dato. Nel 2016 è stato insignito del premio Balzano per la letteratura comparata. Vi rubo un momento di tempo, ma leggo l'inizio delle motivazioni, così sarò esentato da procedere oltre. Dunque, viene consegnato a Piero Boitani il premio Balzano 2016 per letteratura comparata, leggo, per la sua straordinaria capacità di rappresentare la letteratura mondiale come un dialogo vivente con i classici dell'antichità, del Medioevo e dell'età moderna, per i suoi studi innovativi sulla storia della fortuna e della ricezione dei miti e dei temi fondamentali della civiltà occidentale, per il suo metodo filologico che espone il senso potenziale dei testi canonici proiettandoli nel futuro. Scusate se poco, in realtà questo è, devo dire, ci dà anche il senso e la dimensione delle operazioni che Piero Boitani fa, talvolta fermo davanti alla sua scrivania, talvolta in viaggio guardando il mare e soprattutto le stelle. In questa sala abbiamo presentato un paio d'anni fa, 8 anni fa, il grande racconto delle stelle. Questa sera avremo
un'altra occasione, anzi due occasioni più il libro in onore di Piero Guetta. Vale a dire il grande racconto di Ulisse, spendo due parole solo. È un libro che accompagna Boitrani, o meglio, è un personaggio della letteratura che accompagna Boitrani degli anni, è un suo compagno di viaggio. E non a caso è anche il prototipo del viaggiatore eroico della nostra civiltà letteraria, di cui tutto sommato non solo Boitrani non è solo un esperto, ma anche un imitatore, per andare al di là delle di Gibilterra, in sostanza, delle colonne di Eracle, senza trovare un mare tempestoso. Il viaggio di Ulisse, i viaggi di Ulisse, dicevo, hanno accompagnato i viaggi di Boitrani nel tempo e tra i libri. Non c'è dubbio che è un'icona che sa in qualche modo raccogliere le esperienze che generazioni dopo generazioni hanno di fatto concretizzato su questo personaggio. Il secondo volume è il più recente, 10 lezioni sui classici. Avremo modo di constatare come in queste 10 lezioni siano di fatto anticipato, immagino, almeno un'altra decina di lezioni, ma sono sicuro che da qualche parte nei suoi cassetti le cose si stanno già concretizzando. Infine il volume dedicato in onore di Piero Guetta, per le storie del Grande Sud, ne avrebbe parlato Franco Marenco, ci parlerà Franco Marenco attraverso le sue pagine, l'unica cosa attraverso però la voce di Chiara Lombardi, carissima scolara di Franco Marenco. Io ho finito il mio compito di prologhizzi, do subito la parola al consorzio Beppe Gambiano, che inizia lui parlando del grande racconto di Ulisse.